Stamattina in Longarone Fiere abbiamo avuto un interessantissimo evento nell'ambito del Festival delle Foreste, questo festival che abbiamo organizzato per il secondo anno dopo quello precedente che era stato organizzato in occasione dopo la tempesta Vaia, che ha lasciato dei segni purtroppo molto forti sul territorio del Bellunese e non solo. Quindi si parla di natura, si parla di ambiente, l'acqua è uno degli elementi più importanti del nostro vivere quotidiano. In alcune aree del mondo sta diminuendo sempre di più questa risorsa strategica. Noi siamo fortunatissimi nel Veneto, nelle montagne, perché abbiamo tanta di questa risorsa. Oggi si è parlato proprio di questo, abbiamo parlato dei musei dell'acqua, abbiamo parlato della rete UNESCO che favorisce appunto il collegamento tra tutti i musei che parlano di questo tema così importante. Abbiamo approfondito anche dal punto di vista tecnico e scientifico alcuni aspetti relativi a questa importantissima risorsa. Che cosa ci rimane di importante dopo questo evento? Rimane il fatto che questo festival e questa fiera di Longarone vogliono avere un ruolo di primo piano in tutto ciò che è ambiente, in particolare col collegamento con la Commissione europea che porta avanti il Green Deal, cioè questo grande programma europeo che ha come obiettivo quello di emissioni climatiche zero per il 2050, un obiettivo fondamentale per il nostro presente, per il nostro futuro e soprattutto per quello dei nostri figli. Quindi partiamo da questo, partiamo dall'ambiente, passiamo attraverso il tema del legno, ma passiamo anche attraverso il tema di tante risorse naturali fondamentali, come anche l'acqua. L'evento organizzato oggi qui al Festival delle Foreste vuole mettere assieme due grandi temi che sono quelli dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione dei patrimoni del nostro territorio. Patrimoni con una particolare attenzione all'acqua. L'acqua che, sappiamo, circola nel territorio, ma letta in chiave storica, rappresenta anche tutto un sistema di uso del legno che risale ai tempi della Serenissima, anche prima, con un sistema fatto di dighe, di trasporto, di fluidazione, che hanno caratterizzato per secoli il nostro territorio. Quindi nel convegno di oggi abbiamo voluto ripercorrere velocemente questo patrimonio e capire meglio quali sono le opportunità per trasmetterlo alle future generazioni e comunicarlo a tutti, comunicarlo anche in quella che è la sua dimensione odierna, cioè quella produttiva, quella di mettere assieme delle filiere e degli aspetti produttivi che valorizzino l'ambiente al tempo stesso. Questi sono gli imperativi che ci chiede non solo l'Unione Europea, ma anche l'UNESCO. Ecco, la Rete Mondiale dei Musei dell'Acqua, che oggi ho rappresentato in questo dibattito, vuole proprio testimoniare come il museo in sé ha una dimensione territoriale, denominata ecomuseo, che può essere valorizzata maggiormente. E il fatto che l'UNESCO abbia voluto riconoscere questa Rete Mondiale dei Musei dell'Acqua ci fa capire quanto gli aspetti patrimoniali non possono più essere visti solo all'interno di quattro mura del classico museo, ma riguardino aspetti turistici, riguardino aspetti produttivi di sviluppo del territorio. Oggi abbiamo trattato un tema importantissimo della Piave e l'abbiamo vista sotto una luce diversa, quindi attraverso la riscoperta della Piave con collegamenti storici, quindi attraverso quello che la Piave era, che permetteva la fluidazione del legname attraverso particolari opifici che permettevano a tutto il legname che veniva fluidato di essere intercettato e poi mandato alle varie segherie che da Perarolo fino a Longarone servivano poi per preparare il legname che attraverso le zattere costruite da sapienti mani degli zattieri di Codisago arrivavano fino alla laguna. In particolare ho fatto evidenziare la macchina idraulica che esisteva sul fiume Piave, il famoso cidolo sul fiume Piave, che serviva oltre che a intercettare tutto il legname che proveniva dall'alta parte del Cadore e del Comelico,
serviva anche per poi indirizzarlo direttamente alle segherie che erano dislocate sia nel mio comune sia nel tratto che da Perarolo arrivava fino a Longarone. Sarebbe interessantissimo poter ricostruire questa macchina idraulica che un gioiello di tecnologia e di ingegneria, in modo tale da inserirlo all'interno di un ecomuseo all'aperto che permetterebbe ai visitatori, in particolare ai turisti, di capire quello che era il lavoro e quello che era la fluidazione del legname nel mio comune. Il convegno oggi ha parlato in una prospettiva molto importante, che è quella di unire, come era in passato, la cultura e l'ambiente. Da sempre, sin dal 1200, la Serenissima aveva valorizzato con una carta di tutela i boschi, e questa carta è diventata la prima carta per i restauratori, un simbolo di conservazione e valorizzazione del patrimonio. Oggi, insieme a Venetian Cluster, che è la struttura che io dirigo, e gli altri partner con cui abbiamo parlato nel convegno, abbiamo identificato, fatto un punto su quello che possono essere delle prospettive molto concrete di sviluppo per un progetto che vuole valorizzare con nuove tecnologie e nuovi approcci l'acqua, un'acqua sostenibile, perché l'acqua è un patrimonio culturale, un patrimonio ambientale fondamentale per le nuove generazioni. Siamo molto concreti perché andremo a individuare, insieme anche al nostro project office, quelle che sono le traiettorie economiche, ovvero i programmi di finanziamento regionale, nazionale, internazionale, europeo, per riuscire a sviluppare questo progetto, che vuole realizzare attraverso anche la rete UNESCO dei musei dell'acqua e degli interlocutori territoriali, quelli che sono degli esempi di sostenibilità e di ottimo utilizzo della risorsa idrica in ambito sia di vita quotidiana, ma sia anche per ricordarci quello che era il patrimonio e quello che sarà il patrimonio per i nostri figli e quindi le generazioni che verranno dopo di noi.